Ciao ragazzi, oggi apriremo un pacchetto di figurine LOL Surprise e il nuovo magazine LOL con 40 tatuaggi tutti glitterati. Ovviamente partiamo dal pacchettino di figurine. Vediamo chi troveremo. Troveremo una glitterata? Non lo so. Adesso lo scopriremo. Ecco. Oh, è una del poster. Ups, questa mi piace molto a mamma. Vedi, poi dopo gliela farò vedere. Poi Cherry. Poi c'è questa qua. Lil Mer Babe e Baby Cat. Oh. E il pet di Miss Puppy e di Royal Kitty. Bene, queste sono le nostre figurine e ci attacchiamo dopo sull'album, e finora questo lo mettiamo qui. Ora ci andiamo ad aprire il magazine. Ecco qua. Oh, è caduta la videocamera per un attimo. Oh, ma voi tipitini stavate bene? Io bene. Allora, questo trucco di magia ha funzionato. Qui ci sono i nostri 40 tatuaggi e adesso li andiamo ad aprire. Ecco, eccomi tornata, tipitini. Ecco qua, pure questo ha funzionato. Qui ci sono i nostri tatuaggi. Qui ci sono tutti i nostri tatuaggi. Oh! Non ci credo. Cellulina. In questo caso sarebbe Brillullina perché è glitter. Aha. Allora, c'è Miss Punk, Diva, Fancy, MC Swag, Majorette, Quimby, C-Swing, Royal Kitty, Royal Ignei, Super BB e Mer Baby. Poi qui c'è Surf Baby, poi Roller Skater, Hoops, Leading Babe, poi Lane Dancer, Rocker, Fishun, ovvero la nostra Lady, però il suo vero nome sarebbe Dollface, Miss Baby, Center Stage e Lollina, ovvero di Cerpetto. E qui invece ci sono note musicali, fiocchette, biberon e LOL sopra, e la scritta LOL. E qui c'è il foglietto per proteggerlo, diciamo. Ora andiamoci a vedere il nostro magazine. Secondo me è tutto a tema sirena, perché qui ci sono i LOL sirene, Mer Babe e quelle della Pearl e Splash Queen. Quindi secondo me è a tema sirena. Sfogliamoci un po'. Creazioni da fare ci sono, tipo come fare i braccialetti, tanti giochi, cose da creare. Aspetta, cos'è questa? Pagina 14. Scritto sulla pelle. Interessante. Dimmi dove vuoi tatuarti e ti dirò come sei. Io sono Lara? No. Allora, cos'è? Spalla. Sei sportiva e determinativa. Hai la stoffa di una vera campionessa. Mani, sei amante degli animali. Petto, sei molto sensibile e romantica. È una vera... ruba cuori. Braccia, pancia, gambe. No, magari sulla pancia. No, non si può fare. Beh, si può fare, però meglio di no. Adesso sceglierò dove tatuarmi e vediamo chi sarò. Sono indecisa. Mi piacciono tutte. Quindi per me sarà impossibile. Vorrei tanto mettermi Lollina, però me la voglio conservare magari per qualche altro giorno.
Metterò. Ho deciso. Miss Punk o Diva? Ora, altri 3 anni dopo per decidere Miss Punk o Diva? Diva. Ok, facciamo Diva. Prendiamo le forbici e tagliuzziamo. E ovviamente sono dei tatuaggi temporanei. Ovvero si levano col tempo. Ecco qui. Questo è il nostro tatuaggio e adesso me lo vado a fare. Ecco, sono andata un attimo in bagno a bagnarlo per metterlo. Adesso aspettiamo un po' di secondi, un po' di tempo. E intanto ci leggiamo un po' il magazine. Dal 10 agosto, gioca sticker, fashion book. Carino. Sticker color e penne magiche. Queste in pratica sono dei libri da colorare con un pennarello magico. In pratica le LOL sono tutte in bianco e nero e tu se le colori le LOL si colorano. Ops, oh my god, brava Lollina. E qui ci sono tanti altri giochi. Che bello! Così diverse e così amiche. Mi sa che questo è un poster. Mi sa. Qui invece scoprilo lo stile del retro club. In pratica e ci sono tantissimi altri giochi molto divertenti. Tipo questo che si può fare come tipo unghie coi fiocchi. In pratica unghie coi fiocchi, tipo il primo passaggio metti lo smalto, poi ci metti un po' di smalto glitterato e poi ci attacchi un fiocchettino adesivo. Trova le differenze. Line dancer e tantissime altre cose. Wow, cos'è? Cos'è Snapchat delle LOL? Wow. E non vi spoilerò nient'altro perché così avrete la sorpresa di leggervelo. Però vi do un piccolo spoiler. Qua ritagliate Lil Splash Queen e Splash Queen e la mettete dentro la conchiglia. Wow. Così potete decorare la vostra cameretta. Adesso dobbiamo attaccare le figurine. Anzi, prima togliamo il tatuaggio. Vediamo se è venuto. Oh, sì, che carino. Adesso devo vedere chi sono. Vediamo, pagina 14, dove sei? Eccola qua. Allora, spalla, braccia, qui. Vediamo. Sei decisa e sicura, raggiungere i tuoi obiettivi sarà una passeggiata. Bella cosa. Ora si attaccano le figurine, che sono queste. Adesso io aprirò e chiuderò l'album e vedrete la pagina con la figurina 3, 2, 1. Adesso vediamo la figurina. Attaccata! È doppia. Questa la mettiamo qua. Vediamo un po'. La figurina è qui. E l'altra è qui. Vediamo. Doppia pure questa e la mettiamo qui. E ora quella del poster. 196. Qui. Adesso. L'apriamo e la mettiamo. Fatto. Ecco
Ragazzi, vi è piaciuta questa recensione di Lara? Io ho notato che l'altra volta, quando ha aperto la Lil tutta da sola, l'avete coperta di affetto, quindi sono molto contenta. Quindi ogni tanto Lara farà qualche recensione come quella che ha fatto appena adesso, totalmente da sola. Lei ha girato da sola. Io adesso, quando andrò a fare il montaggio del video, vedrò cosa ha fatto. Ma io, mentre lei fa queste cose, sono in un'altra stanza perché lei vuole privacy, vuole stare sola e vuole fare le cosine per conto suo. E mi pare carino, anche perché mi dite sempre che non la vedete in tutti i video, e questa cosa, ragazzi, è sacrosanta. Voi sapete che io sono una mamma rompiscatole, ma adesso è cominciata la scuola, quindi ha tanti impegni, ha lo sport, ha i compiti da fare e non può stare sempre a fare video perché è un impegno troppo grande per una bambina di 9 anni. Quindi per lei YouTube è un gioco, e quindi ogni tanto farà qualcosa, ogni tanto saluta insieme a me, ma insomma può fare delle piccole parti nelle storie, e ogni tanto avrà il suo momento di recensione, in modo che appunto possa chiacchierare liberamente e tenervi compagnia nel suo modo, nel suo stile. E quindi tolgo questo, e adesso io vi volevo leggere un po' di letterine, così vi ho anche risposto alla domanda che mi fate tanti in tanti: perché Lara non c'è sempre, eccetera. Perché appunto è tantissimo, c'è tantissimo lavoro e tantissimo impegno dietro. Ogni volta che vedete un video, anche di pochi minuti, dietro c'è una macchina di lavoro immensa. Allora, io voglio aprire un po' di letterine con voi. Guardate che carina, piena, piena, piena di oh, grazie. E c'è anche qua un braccialetto. E un pony per Lara. Ti ringrazio tantissimo. Ma non c'è il nome su questo pacchettino. Questo disegno, che siamo io e Lara. Guardate quanto ci ha fatto carina. Mi ha fatto la maglietta di Ladybug. Allora, ed è Giulia di 8 anni e mezzo. Ha tante lolle, ne ha ben 23. E ci segue da quando abbiamo aperto Lollina. Qui ci ha fatto il nostro fiorellino e ha scritto un po' di frasi nostre. Lara, vuoi essere mia amica? Guarda, vi ringrazio. Ogni volta che scrivete questa cosa e volete essere amiche di Lara, mi fa una tenerezza infinita, perché insomma è troppo bello. E qui invece c'è un altro poster nostro con scritto Barbara e Lara. Guardate quanto glitter ci ha messo. Qui c'è un pacchettino per Alice che adesso glielo andiamo a dare. Alice, c'è una cosa per te. Cosa? Arrivi subito quando c'è qualcosa per te, eh? Sì, grazie. Tieni, questo è per te. Grazie, ciao. Ok. Allora, questo che cos'è? C'è un'apri, apri, apri. Ah, c'era Alice e c'è anche Lollina. Era della prima lettera questo. Allora, questa invece è la letterina di Serena, me lo sono scritto. E questa qui, guardate un po' il fiorellino, e ci dice che ci adoro. Alice la fa troppo ridere quando dice 99 e chiede e se facciamo Oceania, Oceania, lol. Spero di sì, spero di fare altre favole molto molto presto. Questa è Giovanna. Eccola qui, dice Barbara e Lara, siete le mie youtuber preferite. Quando mi sveglio guardo subito il video di Lollina, che bello. Magari nei commenti votate se volete qualche video di mattina, perché l'anno scorso, se vi ricordate, mettevamo i video della colazione. Se volete anche voi qualche video di mattina, potremmo mettere magari, so, la rubrica delle letterine, la posta a colazione e gli altri durante il giorno. Io durante l'inverno pubblico all'ora di pranzo e sto mettendo qualche video anche alle 7 di sera, perché ne ho troppi, sta arrivando troppa roba, devo fare troppe recensioni. Ecco perché dicevo che Lara lavora troppo. Allora, e questo è il suo bellissimo disegnino. Lei ha 9 anni e abita vicino a Bari. Poi qui c'è Matilde. Guardate come sono organizzata bene oggi. Allora, Matilde ci ha fatto questo cosino meraviglioso, che è veramente buffo e suona pure perché gli occhi si muovono, e ci ha disegnato Alicetta Cotton Tail Cutie, ed ecco la sua letterina. A 9 anni, ha una scrittura bellissima. Vi seguo spesso, le vostre lol mi fanno ridere, soprattutto Alice, perché dice sempre le U e 99 e tutti mi vogliono oggi. Alice, sei nel cuore di tutti i tipitini. Che bella cosa, grazie molte. 99. Siete le mie youtuber preferite. E lei dice che ha Show Baby, Lil Bitnik Baby, Surf Baby e tante tante altre, e anche un pet che fa le bolle dal culetto. Mi può salutare Alice? Ma ciao! E poi dice le nostre frasi tipiche, tipo meno parole, più apri apri. Chi l'ha detto? Chi l'ha detto? Eccomi, ecco. Beh, questa è una cosa sacrosanta, meno parole, più apri apri. Poi tecnicamente, fashion, mi togli il collare, molto bello, mi ricordo mia nonna, insomma tutte le nostre cose, e il mitico TG LOL 270. Poi qui ci sta Isabella. Allora, Isabella ci ha fatto un disegno, ed eccolo qui, guardate quanto è carino. E lei ha 8 anni e ama le LOL, ne ha 14, la sua preferita è Sleepy. E quando torno da scuola si mette a guardare i nostri video. Dice che siamo gentili, carine e insomma è brave. Ti ringraziamo tanto, e questi sono anche
due disegni che ci ha mandato il suo fratellino Giacomo. Guarda, questa sono io, questa, e questa è Lara. Giacomo, sei stato bravissimo, questi disegni sono bellissimi, grazie. E qui ci sta Carlotta. Carlotta, bello che metto i nomi così voi non vi vedete, però magari c'è una Carlotta che ha mandato la letterina e sta pensando che sì, la mia. Lollina, vuoi sposarmi? E Lollina dice sì, che bella questa cosa, la metterò in cameretta così magari qualche messaggio subliminale a quello gli arriva. E la letterina è quella di Carlotta, che ci ha già scritto, è la seconda volta che ci scrive, e la sua mamma ha consentito a spedire un'altra letterina perché dice che è contenta, perché dice: mia mamma è contenta che tra tutti i canali su YouTube io abbia scelto voi, perché sa che tu, Barbara, sei una mamma come lei e Lara una bambina di 9 anni come me. Voi dite che vi basta un disegno. Sì ragazzi, è vero, ci basta un disegno, una letterina come questa. Questo è il regalo più bello che ci potete fare a rendervi felici, ma noi vi mandiamo letterine, i pack, per ricompensarvi della vostra bravura e del bene che ci volete. Spero che continuerete a fare video ultra bellissimi e favolosi. Non so più che scrivervi, che carina che sei, stata veramente di una dolcezza unica. E chiede il saluto per due sue amichette che si chiamano Angelica ed Eleonora, e noi le salutiamo così le hai fatte salutare in un nostro video. Ti ringraziamo tantissimo Carlotta, siete di una dolcezza sconfinata, e ringrazio sempre anche le vostre mamme, perché magari vedono, insomma, si accorgono del lavoro che c'è dietro. Io cerco sempre di fare video che vorrei che Lara potesse guardare, quindi cerco sempre di mantenere il canale più tranquillo possibile, perché insomma siete piccoli, è giusto che abbiate un po' di protezione anche su YouTube. Questa letterina è di Senza Nome. Ciao Senza Nome, questa letterina è la tua, quindi non ho trovato il nome, quindi non lo so se è scritto da qualche parte, ma non c'era né il mittente né nient'altro, ma la leggiamo lo stesso. Questa è da colorare, qui c'è un bigliettino: il mio desiderio è diventare una YouTuber, lo potete avverare? Che cosa carina che hai detto. Guarda, noi non possiamo fare niente, però io il canale YouTube lo consiglio a tutti, perché è proprio una fucina di fantasia. Cioè, io vedo che Lara si impegna per cercare idee, per fare cose, anche io tantissimo, però è ovvio che dovete chiedere il permesso ai vostri genitori e che lo studio, la scuola e i vostri impegni vengano per primi. Insomma, non si deve, un bambino non deve avere un canale YouTube per scalare il successo in tempi rapidi. Deve essere una cosa che capita o che piano piano vi rende soltanto contenti, felici, e che vi fa divertire nel fare video più che nel fatto che siano guardati. Noi abbiamo avuto questo immenso affetto da parte vostra, forse è stata fortuna, forse è stata tenacia, però comunque sia ci sono dietro io che sono una persona grande. Giulia! Questa letterina, lei ha 10 anni e ha 20 LOL, tra cui anche Lil Luxi, che ha trovato anche doppione, ma pensa che la fortuna, troppa fortuna, doppia Luxina, però è riuscita a scambiarla su un gruppo LOL, e ti credo, perché avranno fatto la gara per scambiarla con te. Non vi seguo da tanto tempo, ma da marzo, e questa è Luxina che ci ha disegnato. Martina, lei ha 10 anni ed è la nostra fan, ha 21 LOL. Poi questo è un telefonino, e qui ci sta questo bel disegnino di Alice da colorare, e ci ha fatto anche Lollina, quindi grazie mille Martina. E qua, ecco qua, Edvige e Rosalinda, guardate quanto ci hanno fatto belle. Lara, ciao a tutti, io sono Barbara, e io sono Lara, e io sono Lollina. Insomma, ha rifatto l'intro di alcuni nostri video, è la prima volta che ci scrive e dice che ci adora davvero tanto, che adorano, sono in due i nostri video, e per esempio le piace Master, le Favolo, la Lollina, Fashion, eccetera, e anche i Mega Balloon, e vogliono i nostri saluti, e i nostri saluti sono tutti quanti per voi. Alice! No, non tu, Alice la bimba. Ma l'ho stuplicata? Probabilmente sì. Allora, ciao Lara, ciao Barbara, mi chiamo Alice, vengo da Pescara, ho 9 anni e vi seguo da sempre, faccio parte del TP Team da poco, anche io ho un canale YouTube che si chiama Il Mondo Lolloso di Ali e Kate. Iscrivetevi, ragazzi. E qui c'è Lollina, e qui c'è Alice, e qui c'è il topo ragno che beve l'acqua del water. Martina, tocca a te. Martina, guarda che cuccarina questa Lollina, è di una dolcezza infinita. E qua c'è Viva il Tipi Team. Lei è Martina, 10 anni, ci segue da quando abbiamo fatto il primo Pop Surprise. Vi avviso che presto ne arriveranno altri, perché ci sono delle sorpresone per voi. Mi fate un sacco ridere, specialmente Alice, e qui ci sono altri disegnini un po' cibi, molto molto bellini. Lei ha 7 anni e ci segue addirittura da quando ne aveva 4. E qui c'è un bel disegnino qui, in cui c'è una Lollina che ride, coi combini sempre guai, e Lilina che cade. E poi vediamo un po',
pagine. Vediamo se riesco qui. Che cosa c'è? Giada 10 anni e a settembre va in prima media. Forse hai fatto la primina, può essere? Allora, quando leggerete questa lettera sarò in Spagna per le vacanze. Lei è di Torino. E mi puoi salutare la mia amica Asia? Certo, Asia, un bacione grande. E poi... qui che cosa c'è? C'è un panchino. Videochiamata in corso. Mi sta telefonando, sì. Oh, amore mio! Invece qui c'è Anna. Questa è la letterina di Anna. Guardate che carina, perché è tutta colorata. Ha scritto una parolina per ogni colore. Lei è sarda, è di Oristano. Ci segue da poco, perché prima seguiva soltanto i me contro te. Invece adesso segue noi e qualche volta anche loro. Quindi questo, devo dire, è un onore incredibile. Pensare che ci seguite al posto di loro. Spero che vi piacciono i miei regalini. Mi possono salutare Lollina e Alice. Ma certamente. Ma certo, ciao! Meno parole, più leggi, leggi. Un bacio da Mirea. Allora, queste sono Mirea e Sofia, e ci manda un bacione e chiede se lo leggiamo in un video. Sì, eccola qui, è certo che vi salutiamo. E poi qua c'è il disegno di Lollina, c'è una tecnicamente meravigliosa, guardate quanto è bella. E poi mi chiamo Sofia, ho 7 anni e mezzo, ecco l'età della piccolina, e sono una vostra grande fan. Grazie ragazze. E ragazzi, queste altre letterine le leggeremo presto in altri video, e perché ne ho lette tantissime, ma sono una marea, si continuano a moltiplicare e quindi sono troppe per leggere tutte quante in un video solo. Ma noi continueremo, la vostra di Lara e Barbara continua sempre, tutte quelle che riuscirò. Guardate ragazzi, è un impegno immenso, perché aprirle, staccare tutti i regalini è una cosa infinita, però voi ci tenete, e a me questa cosa fa troppo piacere, darvi questo vostro momento tutto vostro tra noi e voi. Ragazzi, un bacio a tutti quanti, ci vediamo stra presto. Iscrivetevi al canale, fateci crescere, continuate a stare con noi, è importante sia per noi, per l'impegno che mettiamo in tutto quello che vi offriamo tutti i giorni, e fa crescere la nostra community, la nostra famiglia sempre di più, e ci permetterà di fare grandi cose insieme. Vi metto il fiorellino di Babù al centro, in modo che possiate cliccarlo per iscrivervi. Cliccate anche sulla campanella, in modo che vi arriveranno le notifiche e saprete quando escono i nostri video, e qui intorno vi metto qualcosa da vedere dopo. Ragazzi, un bacio a tutti quanti. Ciao!